buonasera a tutti e benvenuti alla Festa dell'Unità. Un ringraziamento alla sezione del PD di Boa Marina che l'ha organizzata, a tutti i convenuti presenti e i relatori qui al tavolo, alla mia sinistra Nuccio Balirlà della Segreteria Nazionale di Legambiente, alla mia destra Rocco Gangemi, del presidente provinciale del FAI, e il segretario della sezione del Partito Democratico di Boa Marina, Pasquale Cara. Brevemente un inciso sulla Festa dell'Unità, celebrata in Italia per la prima volta nel lontano 2 settembre 1945 su idea di alcuni emigrati comunisti francesi che nell'anno precedente avevano avuto modo di vedere in Francia la Festa dell'Umanité dal nome del giornale di partito transalpino. La Festa dell'Unità nasce per sostenere il giornale di partito, l'Unità, fondato da Antonio Gramsci. Successivamente, dal 1950 in poi, la Festa dell'Unità si svolge in diversi posti. La prima edizione si svolse esattamente a Mariano Comense e a Levantate sul Seveso. Successivamente la Festa dell'Unità si protrae dal 1950 fino al 2007, quando i democratici di sinistra confluiscono nel Partito Democratico e assume il nome di Festa Democratica. Da quest'anno, su proposta del segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, attuale premier del governo italiano, si torna a parlare anche a livello nazionale di Festa dell'Unità. L'argomento scelto dalla sezione del Partito Democratico Bovese è quello della costituenda centrale a carbone a Saline Ioniche e quindi della questione ambientale legata a questo progetto. Difficile sintetizzare in pochi minuti il tortuoso iter procedurale che sta caratterizzando l'opera. Un progetto iniziato nel 2006 su un territorio già devastato e che assume attualmente l'immagine di 700 metri quadrati di ferraglie arrugginite con una torre svettante di 175 metri. Qui negli anni 70 era stato coltivato il fallimentare progetto della Liquichimica, un'azienda che avrebbe dovuto produrre brioproteine e mangimi per mangimi animali. Un progetto che è fallito nell'arco di pochissimi giorni, determinando per tutti i lavoratori una lunghissima cassa integrazione. Rimane di questa opera soltanto un desolante paesaggio quasi spettrale. Oggi la SEI vorrebbe costruire questa centrale a carbone, una centrale a carbone che, secondo gli intendimenti del soggetto promotore, verrebbe alimentata con un sistema altamente innovativo e che non dovrebbe avere un impatto ambientale, come ha certificato il Ministero dell'Ambiente, tuttavia attraverso un parere favorevole di valutazione di impatto ambientale. Nello stesso governo però le voci non sono concordanti. Il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo ha espresso parere contrario rispetto al progetto. Il PD di Boa Marina è contrario, come diverse associazioni che si sono riunite in un comitato per il no al carbone dell'area grecanica. Una diatriba, diciamo uno scontro di pensieri che non solo si esplicita all'interno dell'opinione pubblica, ma anche, come abbiamo visto, all'interno delle istituzioni, con il governo centrale che in un certo senso si scontra con i pareri della regione Calabria, che sin dal 2008, confermati anche recentemente nel 2014, si pongono in netta contrarietà rispetto al progetto del polo
suolo carbonifero di saline ioniche. Adesso i nostri relatori andranno un po' più a fondo rispetto alla problematica, all'impatto ambientale, alle questioni anche di carattere tecnico che la centrale, la costruenda centrale, se costruenda è ancora un termine, la progettata centrale di saline ioniche pone. Iniziamo questa serie di interventi con Pasquale Cara, segretario della sezione di Bova Marina del Partito Democratico. Sì, buonasera, grazie all'avvocato che è stato molto preciso a specificare l'argomento che tratteremo stasera. Io volevo salutare e ringraziare Nuccio Barillà e Rocco Cangemi per la loro disponibilità e la loro presenza. Ringrazio anche tutti gli iscritti e i simpatizzanti del Partito Democratico che hanno dato la possibilità di organizzare questa manifestazione. Manifestazione che voi stessi potete notare, proprio per una mia scelta e poi condivisa da tutti, non abbiamo invitato dei personaggi politici, ma abbiamo invitato delle persone che meglio dei politici in questo momento riusciranno a spiegarci i problemi e i disagi e tante altre cose che potrà causare se questa centrale a carbone in effetti verrà realizzata. Il circolo PD di Bova Marina, insieme a tutti gli altri segretari che ringrazio e sono qua presenti, ringrazio anche il sindaco di Condofuri, ormai da circa 2 anni stiamo portando avanti questa battaglia contro la centrale a carbone, non trascurando nemmeno il fattore dell'ospedale di Melito, della viabilità, dei treni che ogni giorno diminuiscono, quindi siamo impegnati su tanti fronti. Chiedo scusa al sindaco di Bova Marina, che lo saluto e lo ringrazio anche a lui per la disponibilità della piazza e dell'appoggio logistico. Quindi ripeto, siamo impegnati anche su tanti altri fronti, come PD di Bova Marina anche sulla questione dell'Ecomostro. Voi tutti sapete che abbiamo un pezzo di cemento armato da anni che deturpa la spiaggia di Bova Marina e che contemporaneamente sta devastando il lungomare e le case che sorgono sul lungomare di Bova Marina. Ci sono tanti argomenti di cui parlare, tanti problemi da risolvere, però questa sera puntiamo proprio sullo specifico della centrale a carbone, dove adesso i nostri amici così gentilmente ci aiuteranno a capire che cosa può causare. Grazie e grazie di essere qua presenti con noi. Mi ero dimenticato una piccola coincidenza cronografica. Oggi siamo al 31° anniversario della morte di Palmiro Togliatti. Lo vogliamo ricordare con un istante di silenzio. Adesso il dottor Rocco Cangemi, presidente provinciale della FAI, farà un zoom sulla questione della centrale a carbone di saline ioniche. Sì, grazie, buonasera. Grazie agli organizzatori per l'invito. È un tema questo su cui già da tanto tempo anche noi come FAI ci stiamo battendo e interessando. Intanto c'era qualcosa? Forse no. Intanto voglio dire che il FAI è da sempre a livello nazionale orientato per quanto riguarda il settore energetico sul contrario alle energie derivanti da risorse fossili. È orientato sulle energie rinnovabili e sul risparmio energetico, quindi abbiamo questi due filoni e quindi coerentemente anche sulla nostra zona abbiamo fatto sin dall'inizio una scelta contraria all'ipotesi di realizzazione di una centrale a carbone. Devo dire che in questo siamo insieme con le 6 principali associazioni ambientaliste italiane
che sono il WWF, il Touring Club, Lega Ambiente, il CAI e Italia Nostra, che rappresentano milioni di associati, che sono le associazioni riconosciute a livello nazionale a poter trattare in materia di ambiente, e quindi che hanno un peso specifico importante sull'argomento. Sin dall'inizio questa scelta di realizzare una centrale a carbone qui da noi ci è sembrata una cosa incredibile, perché assolutamente anacronistica, fuori tempo, fuori contesto. Ci è sembrato di rivivere come un incubo 40 anni di storia passata, con scelte sventurate, quali il quinto centro siderurgico, nel momento in cui la siderurgia già si sapeva in crisi, con la scelta della liquichimica, che poi si è rivelata per quello che è, cioè delle scelte assolutamente fuori contesto, che nessuna considerazione avevano del nostro territorio e delle qualità e delle risorse del nostro territorio. Il perché di questa scelta, i perché potrebbero essere tanti. Probabilmente è stato il nostro considerato un territorio in abbandono, dove non c'era un'opinione pubblica secondo loro formata, dove non c'era, e in questo purtroppo abbiamo delle grosse colpe, un chiaro progetto di sviluppo di questo territorio. Insomma, un territorio, come hanno fatto già in passato più volte, da poter tranquillamente maltrattare, saccheggiare, trattare e finalizzare i propri scopi. Il perché poi di questa centrale? No, non abbiamo miniere di carbone, non abbiamo da consumare carbone, non abbiamo necessità di avere più energia, noi già la Calabria esporta energia, non abbiamo un distretto industriale da dover servire, non è che abbiamo la RUR qui dietro da dover servire con una centrale a carbone. Quindi perché questa scelta? Che peraltro, ripeto, è completamente fuori contesto. Quindi da qui la nostra assoluta contrarietà a questa ipotesi, senza considerare, ma non voglio scendere in fatti tecnici, solo c'è l'intervento di Nuccio che sarà approfondito sotto questo aspetto della salute pubblica. Sappiamo tutti quello che sta succedendo, le centrali ormai a carbone si chiudono e non si può parlare di centrali di nuova generazione. Chi dice che il carbone è pulito e non fa male mente sapendo di mentire, perché non è così. L'orientamento peraltro non solo a livello italiano ma a livello europeo e internazionale è quello che mira all'abbandono del fossile per produrre energia, e questo è emerso anche nell'ultimo insediamento del Parlamento europeo in maniera chiarissima, con una scelta chiarissima. L'unica cosa non si è compresa in quella piccola parentesi del governo Monti, questa scelta completamente incoerente rispetto alla posizione dell'Italia a livello internazionale per l'abbattimento dell'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera, questa scelta di dare un assenso a una costruzione, un parere favorevole a una costruzione unica centrale a carbone in Italia di nuova costruzione. Quindi una scelta assolutamente assurda, fuori luogo, ma poi veramente anacronistica, perché l'orientamento di tutta l'Europa, ma addirittura ora anche a livello internazionale degli Stati Uniti, che pure risorse fossili ne hanno e avrebbero tutto l'interesse a consumarle, si stanno orientando chiaramente per l'abbandono del fossile. Quindi diciamo, sotto questo aspetto è una scelta proprio antistorica e sventurata, ma in più rispetto al nostro territorio è completamente sbagliata, cioè per l'ennesima volta si vanno a fare a individuare delle scelte che non hanno nessuna attinenza. Il nostro territorio non è un territorio povero, nel senso che abbiamo un'economia povera perché non siamo riusciti a svilupparla, non l'abbiamo saputa sviluppare, ma il nostro territorio è un territorio ricchissimo, ed è ricchissimo di beni culturali. Voi qui a Bova avete, e ce ne siamo occupati anche come fai, un parco archeologico che è Archeoderi, con un centro di documentazione, con tutta la vallata del San Pasquale, che è una vallata
bellissima, dove c'è la produzione del bergamotto, che è una produzione che verrebbe cancellata dalla centrale a carbone e che potrebbe essere una grandissima, invece una grandissima risorsa se utilizzata, che si sta riscoprendo a livello mondiale, sarà protagonista all'Expo di Milano anche per quanto riguarda la gastronomia, anche per quanto riguarda l'utilizzo, quindi non solo nell'ambito profumiero ma anche per quanto riguarda l'utilizzo nel campo sanitario. Quindi avete qui un luogo bellissimo che però non è stato, noi ce ne siamo resi conto per esempio facendo le giornate FAI che quest'anno abbiamo dedicato proprio ad Archeoderi, non è stato però promosso e portato avanti con convinzione, con determinazione. Allora, ma non solo questo, ma questo è un territorio, a parte l'area grecanica, quindi come bene immateriale, ma avete i sentieri, abbiamo una rete di sentieri alle nostre spalle in tutto questo territorio che è meravigliosa, che bisognerebbe però utilizzare. Abbiamo dei beni culturali, ma è pieno, da San Niceto a tantissimi, abbiamo dei borghi bellissimi. Per esempio, non sono mai stati utilizzati i fondi che ci sono nella Regione Calabria per la ricettività alternativa, cioè sono fondi che sono messi là, che potrebbero essere utilizzati per trasformare i borghi in paese albergo o in ospitalità o albergo diffuso, sono proprio finalità specifiche, ci sono i fondi, si tratterebbe di mettere insieme delle cooperative, dei giovani che le utilizzassero con gli stessi fondi. Per ogni 100.000 euro spesi otterremmo, abbiamo milioni a disposizione, otterremmo più risultati, perché otterremmo la creazione di strutture turistiche, otterremmo la creazione di posti di lavoro, otterremmo il recupero di centri storici. Con la stessa somma si otterrebbero più cose contemporaneamente. Allora, dico io, perché non concentrarsi con convinzione su questo? Perché un parco come Archeoderi non è conosciuto dalla stessa gente di Bova? E ho avuto riscontro diretto di questo. Perché insegnanti dell'area qui, di quest'area, non avevano mai messo piede ad Archeoderi a distanza di anni dalla sua realizzazione? Allora, questa è chiaramente sottovalutazione di quello che si ha. Noi il patrimonio ce l'abbiamo. Dobbiamo però, come si fa in tutto il mondo, metterlo a frutto e sapere metterlo a frutto e su quello puntare la nostra valorizzazione. Il nostro futuro è quello, non può essere altro, è quello dell'agricoltura. Abbiamo delle produzioni di qualità da noi che sono piccole, sono di nicchia, dovrebbero diventare più importanti e ce ne sono tantissime. E allora, ora ci sono dei gruppi giovani, ci sono delle associazioni che si stanno iniziando a muovere, cioè si stanno percependo in questi ultimi anni i primi vagiti di un interesse, di un amore per il proprio territorio, di una volontà di fare sul proprio territorio, che va incoraggiata e va sviluppata, quella sì, con convinzione politica, perché ci deve essere la convinzione politica in questo senso, che è quella che è mancata in questi anni, a tutti i livelli istituzionali, dai comuni fino ad arrivare alla regione, dove i fondi vengono mirati, vengono spesi bene e le politiche sono coerenti, non così folli, slacciate, svincolate, mirate al favoreggiamento personalistico. Allora, se noi abbiamo la base, perché abbiamo i nostri beni, abbiamo il patrimonio anche umano, perché noi abbiamo una quantità di laureati con preparazioni e competenze specifiche, io l'ho visto nel nostro campo, che è quello della cura dei beni culturali, quindi conservatori, architetti, archeologi, notevolissima. Abbiamo dei giovani preparatissimi e devono essere condannati a una vita di precariato, cioè praticamente stiamo rischiando di saltare una generazione per non farli, e non farli lavorare quando hanno il patrimonio su cui lavorare. Allora, pensiamo, miriamo, amiamo e operiamo convinti su quello che abbiamo. Questo è quello che va fatto. Ma va fatto veramente con determinazione e convinzione. Noi come associazione abbiamo fatto tante manifestazioni qua nell'area ionica, abbiamo dedicato delle giornate, però l'associazione, una fondazione come la nostra, può dare delle indicazioni, ma poi deve essere, poi data l'indicazione, poi è la politica e il territorio che deve rispondere.
i giovani so che sono determinati a rispondere su questo, perché si sono visti i primi fermenti. Io ho visto degli studenti interessatissimi nelle giornate che amavano il fatto di scoprire i loro beni, il loro territorio e poterli presentare anche agli altri. Abbiamo avuto gruppi di studenti stranieri e li infiammava, li entusiasmava. So per certo che il nostro è un territorio che piace, perché ho guidato tantissimi gruppi sia esteri che italiani sui nostri sentieri, a conoscere i nostri beni in tutta la fascia ionica, ed è un territorio che affascina enormemente. Ci stanno chiedendo di fare il cammino basiliano e bizantino, per esempio, come itinerario turistico. Cioè abbiamo delle risorse che sono risorse formidabili, ma di questo dobbiamo essere convinti per primi noi e spingerli. Se il nostro futuro è là, insomma, e la lasciamo perdere cose che non sono nostre, che non ci interessano, che non sono utili, che non fanno la nostra economia nella maniera più assoluta. Non solo, ma in questo caso non solo sono anacronistiche, superate, antistoriche, incoerenti con l'orientamento a livello mondiale, ma sono anche dannose per la salute. E su questo nessuno può venire a raccontarci delle favole, perché questa è la realtà. Non esistono luoghi dove ci sono centrali a carbone e non ci sono comitati di cittadini che spingono per la loro chiusura. Non esistono, perché ci sono malattie, perché ci sono casi di tumori, perché le malattie respiratorie si sono moltiplicate all'infinito, oltre al fatto che qua da noi si andrebbero a danneggiare anche delle produzioni e si perderebbero dei posti di lavoro già esistenti, perché andare a toccare tutto il settore del bergamotto, comunque fra l'indotto ci sono migliaia di posti di lavoro. Per creare cosa? Qualche decina di posti di lavoro, perché di questo si tratta. È inutile che dicano che c'è un indotto di 2000 posti, perché non c'è, non esiste. Le centrali a carbone saranno alcune decine, delle quali fra l'altro operai, maestranze specializzate che neanche sarebbero prese nel nostro bacino di lavoratori. Quindi noi dobbiamo pensare al nostro patrimonio, che è tantissimo e che stiamo non utilizzando, lo stiamo sottoutilizzando, al nostro patrimonio umano che abbiamo già formato, e formato specialistico, non dobbiamo formare degli operai, abbiamo già dei laureati con formazione specialistica nei settori in cui noi potremmo eccellere, e su quelli dobbiamo andare a mirare. Vi ringrazio. Ringraziamo per l'esaustiva relazione il dottore Rocco Gangemi. Ora, prima di passare all'intervento di Nuccio Barillà, se ci sono interventi dal pubblico, sono graditi, ecco, per fare delle riflessioni sulla centrale a carbone, ma non solo, su tutti gli argomenti che il presidente del FAI ha toccato, sulla valorizzazione del territorio, sull'occupazione giovanile, sulle risorse, i beni culturali di cui l'area grecanica è ricca. 3 milioni di euro. Il comune di Melito Portosalvo arriva a prendere 7 milioni di euro. Quindi l'alternativa non può essere il bergamotto, che non lo tocca, perché se manda solo CO2 la pianta si nutre di CO2. Se no dobbiamo fare causa a Paneterno, perché abbiamo qua l'Etna che manda CO2 alla Madonna. Quindi dovete essere più corretti. Non può lei dire cose mentre sapendo di mentire, quando lei lo fa in modo sistematico. Le deve dire le cose. Quindi venga a Salina a vedere il territorio. Siamo nella merda. Ci hanno fatto il muro di Berlino a mare. Abbiamo il 90% di disoccupazione. Non ci sono più giovani, la gente si separa. Non ha più la luce in casa. Sono sfrattati. Queste sono quelle che i politici, ha fatto bene il signore a non invitare i politici. Gliel'avremmo ribadito. Quindi alzatevi, venite a Salina, fate la manifestazione a Salina e vi diciamo quello che c'è. Se sono 7 anni che state parlando contro questa centrale, noi abbiamo avuto la pazienza di ascoltare, insettate che cosa ha proposto. Non ci può proporre il bergamotto, che peraltro ci fottono 500 milioni di euro e sa benissimo che non ci sono posti di lavoro sul bergamotto, perché lavorano 25 giorni a Natale alla raccolta e non li pagano nemmeno. Dove sono questi posti di lavoro? Noi siamo di Salina, il bergamotto ce l'abbiamo là, non c'è più, è sulla carta. Non potete continuare ancora a fare carne di porco sulla pelle delle persone, le famiglie si separano, le sale cinesche stanno scendendo, non riuscite a risolvere il problema della spazzatura, non riuscite a risolvere il problema dell'acqua, non riuscite a risolvere nessun problema, niente, e continuate ancora
a impappinare le persone. Anche lei stesso quando dice che le centrali a carbone non si faranno più, in tutta Europa è il contrario di quello che faccia il suo intervento. L'ultima centrale a carbone che l'hanno fatta in Colonia, in Germania, è il doppio di questa riserva. Si sono autoproclamati vincitori della medaglia d'oro. Beh, non può continuare a dire questo. Doveva dire si a cosa serve. Grazie, poi sarei felice, visto che il dottor Barillà conosce la zona, almeno che illuminasse il territorio. Do a lei la speranza di poterlo fare. Grazie. Se ci sono altri interventi, così, se vuole usufruire del microfono, tre minuti. No. Pacatamente. Pagatamente, non pagatamente, si era battuta. Sì. No, per evitare si confonda pagatamente. Se si può presentare. Pagatamente. Allora, io sono di Saline Ioniche, conosco la storia della Liquilchi, Mimmo Foti, Domenico Foti, abbiamo costituito un comitato, io sono stato uno dei primi ad aver firmato per il no alla centrale, se realmente crea problemi, se realmente porta problematiche per la salute dell'ambiente, non perché viene detto da chi lo fa per partito preso, da chi lo fa perché, come qua il signore del FAI, gradisce fare i sentieri ci sono dove c'è una realtà che permette di avere un tavolo, di avere una sedia, di avere un piatto, di poter mangiare, di poter vivere, di poter mantenere una famiglia, le escursioni, i divertimenti delle varie associazioni oggi lasciano il tempo che trova. C'è una situazione drammatica qui da noi e in Italia, in modo particolare è drammatica qui da noi, cioè la Liquilchimica, io sono di estrazione Partito Comunista Italiano, oggi mi vergogno di dover applaudire quelle di destra, mi vergogno, ho dovuto applaudire persone di destra che almeno dicono qualcosa di concreto. Si dovrebbe smettere con la demagogia, si dovrebbe smettere di affrontare le cose in maniera superficiale. C'è stata una società proponente, non c'è stato un accoglimento intanto in termini di buona educazione, al di fuori del dire sì o no. Sono 7 anni, si è detto nel Consiglio Provinciale a Reggio Calabria, in seduta urgente, straordinaria, perché qui ci hanno portato la bomba atomica, che in ogni caso la centrale, detto testualmente, posso dire anche nome e cognome di chi lo ha detto, in ogni caso la centrale, anche se viene dimostrato al 100% che non fa male, non la si vuole, perché si hanno altri progetti. Sono passati 7 anni, ci sono famiglie che hanno la luce staccata perché non hanno potuto pagare le bollette, famiglie che stanno soffrendo in maniera paurosa. Non è che noi vogliamo la centrale a tutti i costi, intendiamoci. Io ho detto sì alla centrale dopo aver voluto apprendere, conoscere, sapere. Non posso sentire dire, come dice qua il signor Gangemi, che ovunque stanno chiudendo le centrali. 2 anni fa la più grande centrale oggi esistente al mondo è stata inaugurata in una zona della Germania governata dai Verdi. Il capo di quel governo dei Verdi ha premuto il pulsante di accensione. La Germania, diciamole delle verità, poi non la vogliamo in un altro paio di maniche, riusciamo a fare altro, ben venga, facciamo il turismo, no, se posso finire gentilmente, facciamo il turismo, sono sette anni, non si è fatto né il turismo, su Saline si è parlato di acquapark, di fondi CIPE, nelle OGR si doveva fare, non so, lavorare il silicio, tra virgolette, il famoso accordo con l'Oiero e l'allora sindaco di Montebello, Api Nuova Energia, che poi è svanito nel nulla. Allora io da cittadino dico che è ora che si smetta di prendere in giro i cittadini, si deve essere chiari, si deve essere veritieri. Intanto non vogliamo la centrale perché fa male, benissimo, se fa male non la vogliamo, io sono il primo a dire che non la voglio, premesso che faccia male. Stintino in Sardegna, una delle migliori località turistiche d'Italia, ha a ridosso 2 centrali a carbone. Non mi sembra che Stintino, ed è e continua ad essere una delle migliori località d'Italia, sia stata devastata, come si vuole far credere che nel raggio di 50-40 km non cresce nemmeno l'erba. Cioè smettiamolo con queste menzogne. Anche Legambiente, la smetta pure Legambiente di farlo perché lo fa per partito preso. Diciamo delle verità. Al Ministero a Roma, in un, non ricordo in quale degli studi sulla valutazione di impatto ambientale, 3 alti esponenti di Legambiente hanno dato l'ok al progetto. Allora che facciamo? Qua diciamo una cosa e là ne facciamo un'altra. Poi raduniamo 10 persone e facciamo credere che qua c'è il popolo,
che qua ci sono i cittadini che dicono no a che cosa? Ma vogliamo continuare a dire sì alla miseria, al sottosviluppo, al degrado? Perché questa classe politica, a cominciare dal Partito Comunista Italiano, che oggi non c'è più, si sono tutti imborghesiti, non sono più con il popolo, sono nei salotti, non fanno più le riunioni in piazza, non parlano con la verità, semmai hanno parlato. Quindi ripeto, se la centrale a carbone, e sarebbe bene una volta per tutte che si smettesse con queste goliardate, si affrontasse il problema in maniera serissima, perché qui siamo in una situazione drammatica. Se si riesce domani a fare il turismo, ben venga, facciamolo, diciamo no alla centrale. Ma ripeto, l'avvocato Neri nel 2010 ha detto testualmente che lui la centrale non la vorrà in ogni caso perché ci sono altri progetti. Siamo a quasi al 2015, non è partito nessun posto di lavoro, non è partito nessun lavoro, non è partita nessuna iniziativa, waterfront, di tutto, di più, chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere e passerelle. Mi scuso. Prima degli altri interventi, visto che è stata chiamata in causa Lega Ambiente, vorrebbe fare una precisazione. Volevo sottolineare una cosa, che noi qua, come Circolo PD di Boa Marina, non stiamo, mi abbassate un po' il volume per favore, non stiamo processando nessuno. Se poi partiamo con la teoria che comunque bisogna morire ed è meglio morire con la pancia piena, sono d'accordo con voi. Noi stiamo... Allora, noi vi abbiamo gentilmente dato la parola e vi abbiamo ascoltato. Voi avete dato le vostre ragioni, noi cerchiamo di dare le nostre ragioni. Sicuramente non saremo né noi e né voi a decidere se si fa la centrale a carbone, perché ci sono persone più in alto di noi che poi decideranno se si fa o non si fa la centrale a carbone. Per quanto riguarda lo stacco della luce, lo stacco dei telefoni, le macchine ferme senza assicurazione, questa qua ormai è una situazione globalizzata, siamo tutti nella stessa situazione. Bene? Grazie. Sì. Beh, è un po' difficile intervenire. Ci sarà, vediamo se riusciamo. Allora, credo sia un po' difficile intervenire con questo clima, appunto, di provocazione, che poi la provocazione può essere culturale, può essere politica, può essere anche una provocazione squallida portata, diciamo, al di fuori delle regioni per creare una suggestione che non c'è. Ma io proprio da una suggestione voglio partire, perché non posso dimenticare che sono a Boa, e voglio partire da una suggestione che mi lega al ricordo di una persona, un intellettuale di Boa, Pasquino Crupi, che ad un anno della sua scomparsa, pochi giorni fa, il 19, è stato un anno della sua scomparsa. E leggo questo ricordo a un ricordo che si lega anche fortemente all'argomento di questa serata, alla centrale a carbone. Io non sono un politico in senso stretto, ho partecipato da indipendente, non ho nessun partito a cui aderisco, non perché aderire a un partito sia un fatto negativo, è una scelta maturata di indipendenza culturale, anche se alle spalle ho anche un'esperienza di cui traggo orgoglio, di assessore alle politiche ambientali nella giunta del credo ricordato da tutti in modo positivo, il professore Italo Falcomatà. Un'esperienza anche dentro il Consiglio Comunale, perché le battaglie dell'ambiente, le battaglie della salute vanno portate dentro i luoghi del governo, delle amministrazioni per fare queste cose. Peraltro non siamo persone che vengono dalla Luna, siamo persone che col territorio dell'area grecanica si sono confrontati, hanno lottato. A Saline c'eravamo quando si parlava del raddoppio del binario. Lo sanno i cittadini, sanno le testimonianze di una battaglia perché lì ci fosse l'indicazione di un nuovo sviluppo. Abbiamo contrastato, seppure non partecipavamo a quella fase, eravamo troppo giovani negli anni 70 per poter fare questo, ma già indicavamo i limiti di un'industrializzazione del sud esportata, forzata, che non tenesse conto delle votazioni, delle storie, delle culture, del senso dei territori.
quella scelta di sviluppo ha portato risultati sicuramente traumatici, sicuramente pazzeschi, ha portato illusioni, non si sono tradotte in realtà. E perché dico, mi collego al pensiero di Pasquino Crupi, io ero giovane cronista, vi chiedo scusa di questo riferimento, ma è molto importante per capire da dove veniamo, chi siamo, che storia abbiamo, che credibilità possiamo avere nel nostro argomentare di questi argomenti. Erano i tempi in cui su Calabria Oggi c'era una, ero giovane redattore di Calabria Oggi, una prestigiosa rivista diretta da Pasquino Crupi, dove c'erano adesioni di Mancini, di tanti intellettuali e politici calabresi. Conducemmo una battaglia feroce per contrastare che nella piana di Gioia Tauro, laddove nel molo di quel porto si erano andate a infrangere le illusioni del quinto centro siderurgico, si realizzasse una centrale a carbone di 2640 megawatt. Io credo che anche i fautori del sì al carbone dovrebbero riflettere su questo, come dire, retroterra storico. Anche lì, da una parte si erano mobilitati l'Enel, il governo, lo Stato, che volevano forzare la mano, si espropriarono i terreni, si creò un'alleanza perversa con l'Andrangheta, questo emerge dai risultati dell'azione giudiziaria, per realizzare questa cosa. Ma si voleva realizzare questa cosa che avrebbe dovuto portare lavoro, benessere, avrebbe dovuto essere la svolta di quella cosa, e non fu così. Ci fu una battaglia tenace, durissima, dei sindaci, del territorio. Noi eravamo parte di questo fiume di persone che attraversava la piana e che alla fine portò contro tutti e contro tutti a vincere quella battaglia. Intervenne la magistratura, scoperchiò una pentola davvero clamorosa. Intanto l'Enel fu travolto dalla sua storia delle tangenti. Ricordate l'Enel, Di Pietro, le vicende storiche di questa cosa, e fu scritto esattamente nelle carte che l'interesse per realizzare lì una centrale non era l'interesse volto allo sviluppo di quell'area, ma erano interessi affaristici che riguardavano altre cose. Non c'è una similitudine. Io non voglio trasportare questo su Saline, sono troppo corretto per farlo, e credo che nella battaglia delle idee bisogna avere rispetto, non bisogna dire delle fandonie, non bisogna buttare del fango, le macchine del fango, anche mal gestite, poi alla fine si ritorcono contro chi le fa. Sarebbe facile dire che nella commissione di valutazione di impatto ambientale, che decise il sì per la centrale, ci furono solo due opposizioni, ed erano di due persone che facevano parte, e ho l'orgoglio di dirlo, di Lega per l'Ambiente, la mia associazione. Uno si chiamava, purtroppo è morto, Cesare Donnauser, un grande uomo, un grande tecnico, che si schierò contro, ci sono gli atti, potete andarlo a vedere, e l'altro fu un altro che appunto su quella linea si andò a cosa. Quindi le corbellerie, le storie così di quartiere, ho già detto soltanto... Ma guardi, nella scelta che ho dato agli ascoltatori di questo dibattito e nella tipologia varia delle provocazioni, da quelle nobili culturali a quelle squallide, se lei continua con questo tono si iscrive di diritto alla seconda parte, a quelle squallide provocazioni. E io non intendo su questo terreno seguirla, inseguirla, come mai? Le ho risposto, mai mi sono rivolto a nessun tribunale di fronte a delle cose clamorose che andate dicendo, perché la prima cosa nella battaglia per le idee è il rispetto. È il rispetto per le idee degli altri se le idee sono mosse da intenti veri, e non bisogna andare a fare delle cose che poi portano è la storia di questa terra, di queste lacerazioni, del si dice, del dietro le quinte, che è una cosa che non mi appartiene, non appartiene a tanti del movimento che ci sono. Guardi, questa è una zona che noi abbiamo camminato, questa è una storia per cui abbiamo lottato, molte persone che sono qua, le più anziane, le abbiamo incontrate sul campo. Pino Autolitano l'ho incontrato quando lui sindaco di Bova, sono passati tantissimi anni.
rispose a una nostra lettera che chiedeva di fermare uno scempio che si stava facendo, quello del porto, perché lì si pensava a tutto, si pensa a tutto come volano di sviluppo. Anche allora, come per la centrale, si diceva facciamo un porto, attorno a questo sarà la svolta, e magari si pensava a tagli del nastro, 300 tagli del nastro, poi li facevi, passavi a un'altra parte, e così per Saline, così per le altre cose, e lì dicemmo no. Questo è una cosa terribile, dietro questi interessi c'erano i Cassina, c'era l'Andrangheta, c'era un coacervo di intenzione, e lì mettemmo la faccia noi direttamente, trovando sponda anche in parte dell'amministrazione, ed è una storia che ritorna, perché ancora di questo porto vediamo le tracce, come abbiamo su tutto il territorio portato avanti una battaglia durissima da Pentidattilo, e abbiamo incontrato qui il regista di parte, devo dire, ma allora sicuramente in una battaglia importante, quando a Cofoli volevano fare una discarica lì nel Melitese. Abbiamo denunciato davanti alla commissione parlamentare con dati precisi, mettendoci la faccia, anche il rischio delle associazioni, delle persone davanti ai veleni che nei torrenti, nel Tuccio, nelle altre cose, per poi sentirci dire che non interveniamo. Insomma, noi siamo pezzi di questo territorio, e su questo territorio incontriamo gente, incontriamo giovani, incontriamo professionisti, persone che studiano, persone che conoscono, e quindi non possono farsi abbindolare da frasi gettate in modo provocatorio. Vittoria, una ragazza che studia fuori, che lavora fuori, ci scrisse, e tanti altri ragazzi ci scrissero per dire: ma lì a Saline c'è uno scontro tra una scommessa, che è quella di scommessa di un nuovo scenario di sviluppo, e una bestemmia. Una nuova bestemmia, Saline è una nuova bestemmia, una bestemmia indegna, che chi la fa, chi la porta avanti, magari per ragioni di affari leciti, però comunque condivide dentro un percorso diverso. Ma io ripeto, questo lo dovevo dire, perché francamente non si può sempre stare ad ascoltare delle cose che non hanno senso e fare della correttezza che non c'è. E poi parliamoci chiaro. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di centrali, ci raccontano che le centrali non sono niente. Io dico questo, che questa della centrale a carbone è una lotta interminabile, una lotta senza esclusione di colpi, che si sta combattendo perché ci sono troppi interessi in campo, che sono politici, sono economici, ad alti e bassi livelli. Si nascondono dietro un affare che è sporco. E dico sporco non perché voglio sottendere cose della doppiezza del linguaggio, sporco perché sporco, brutto e cattivo è la cultura, l'economia, l'investimento sul carbone. E a dimostrare questo, ma cosa raccontate le centrali nel mondo, in Italia? Qui sta cambiando il mondo, sta cambiando l'Italia dal punto di vista energetico, ma parlate con chi di energia ne capisce. Ma avete sentito che a Rovigo, il tribunale di Rovigo ha condannato, e non sono passati in un grado di giudizio, i vertici dell'ENE per il grave inquinamento dovuto alla centrale a carbone di Rovigo, di Porto Tolle, una cosa assolutamente importante. E poi più in là l'altra centrale, condannando, c'è un processo. E poi a Vado Ligure, l'altra centrale a Vado Ligure, la Tirreno Power, proprio in quella zona c'è stato il sequestro dell'impianto, e ci si è accorto che ben 443 morti sarebbero, ma non lo scrive un ambientalista esagitato, lo scrive il magistrato, certo poi si dovrà verificare, c'è una perizia precisa, 443 morti sono la conseguenza diretta di questa presenza della centrale, dei dati alterati, di quelli che raccontavano sono controllabili, invece non erano raccontati. Allora, se questa è la cosa, non c'è dubbio che noi siamo, ma con nettezza, lo diciamo per schema, il perché siamo contro la centrale a carbone di Saline, per motivi molto precisi, perché sarebbe un grave attentato innanzitutto al clima. 7,5 milioni di tonnellate di CO2, che non è tossica, come scrive Repower cercando di imbrogliare le carte, ma è sicuramente uno dei killer del pianeta. E lì ci sono, su queste cose, molto importante. Cosa c'entra la CO2 col bergamotto? Glielo spiego così: l'aumento, l'innalzamento della temperatura, del clima, quello che è il primo problema del mondo su cui si agitano tutti, e questo è il maggior ostacolo alla centrale, no? Perché
l'innalzamento, la febbre del pianeta. Tutti gli stati si interrogano come eliminarlo e trovano nelle fonti fossili il principale killer del pianeta. Bene, è un problema di dimensione nazionale e internazionale, ma ha una conseguenza a Saline. Il bergamotto è un testimonial internazionale di biodiversità, è una pianta unica, un miracolo economico ed ecologico che si realizza solo qua e che non è vero che è in crisi. Se in crisi possono essere i meccanismi attorno al bergamotto, il bergamotto ha un potenziale enorme da tutto il mondo, nuovi ritrovati, nuove possibilità che ci sono di sviluppo, che sono nel campo farmaceutico, nel campo eccetera eccetera. Ma cosa voglio dire? Cosa c'entra la CO2? È formato da 435 ingredienti di carattere chimico. Cioè si coltiva qua il bergamotto perché esiste un equilibrio così difficile, così fragile, ma così bello che c'è tra tutte queste componenti climatiche, territoriali, eccetera. Portare un elemento di variazione all'interno di questo sistema climatico, di questo sistema ambientale, significa alterare di conseguenza un equilibrio biologico che danneggerebbe e farebbe scomparire una delle piante, sarebbe, come dire, da proteggere come patrimonio dell'umanità. Allora, è bastato, lo dico a chi vuole ascoltare, raccontando dei fatti precisi che sono verificabili, è bastato un paio di anni fa, lo ricorderete, che l'Etna, la lava dell'Etna, ci fosse una caduta delle polveri dell'Etna sul territorio qui dell'area grecanica, ma non solo dell'area grecanica, perché il bergamotto, non devi ragionare, a Saline non c'è dentro la fabbrica il bergamotto, certo avete stato distrutto il gelsomino eccetera, ma ci sono potenzialità di riconversione. Bastato che ci fosse questa pioggia di residuo di polvere che è depositata sulle foglie, ha inibito la traspirazione, poi scientificamente la possiamo anche dire meglio, lo scambio necessario, e in quell'anno la produzione di bergamotto è diminuita, è stata contratta in modo evidente, sia in termini di quantità di produzione sia qualità, tant'è che i profumieri o le industrie, i commercianti che collegano con la Francia, con le cose, in quell'anno avevano posto delle gravi cose. E certo, poi sappiamo tutte le storie assurde che ci sono dietro il bergamotto, le vicende del consorzio, le vicende dell'adulterazione dell'essenza che faceva per gioco di affari, la sfida del sintetico, la sfida del sintetico che ha danneggiato questa cosa per tanti anni e ne ha compreso. Conosciamo bene queste storie, ma proprio perché le conosciamo diciamo che la centrale a carbone sarebbe dal punto di vista climatico una risposta incredibile. Si dice, ma attenzione, avete parlato di Rovigo, di Porto Tolle, ma qui è un'altra cosa, questa è una centrale innovativa. Così è stato presentato questo progetto dell'Enel, della Repower e degli altri soci. Benissimo, si dice, guardate, la CO2 noi la predisponiamo, questa centrale, in modo che ci sia il capture and storage, la cattura in magazzino, dell'immagazzinamento dentro serbatoi marini di questa CO2, di questa anidride carbonica. Cioè non riusciamo a intercettarla al camino, riusciamo cioè a creare dei depositi, eccetera. Bene, ci sono dati scientifici inequivocabili. Questa è una tecnologia ritenuta a livello mondiale da tutti ancora immatura da sperimentare, che ha costi talmente elevati da non poter essere conveniente per abbattere le cose. Ma poi c'è un dato che ci riguarda direttamente. Questo tipo di tecnologia per la quale si è predisposta la centrale non può essere applicata nei luoghi dove c'è un rischio sismico, dove c'è fragilità sismica. La zona, tutta la zona, non solo di Saline, è sismogenetica di prima categoria, e quindi non, se anche ci fossero le convenzioni non si potrebbe fare. Allora che raccontate? Ma cosa andate a raccontare? Per non parlare di questo cocktail inquinanti. Io ho sentito con molta onestà intellettuale anche Bocchiola, l'amministratore delegato della Repower, ha detto: io non posso negare che ci sarà
una conseguenza, diciamo, di carattere tossica di alcune cose della centrale, però è molto ridotta attraverso i filtri, le cose riusciamo a intercettare. Ma noi parliamo di tantissime, tantissime, una porzione che, per quanto ridotta con le moderne tecnologie, con le diverse cose, è comunque un peso elevatissimo, insostenibile, per non parlare del mercurio, per non parlare di quello che sarebbe fatto. Ma questo a fronte di che? Si dice l'occupazione. E allora anche su questo tema dobbiamo essere chiari. L'occupazione, parliamo di un investimento ad alta, altissima intensità di capitale, 1.500.000.000 di euro. 1 miliardo è un pezzo, come dire, del PIL calabrese forse predominante, di quello nazionale, eccetera, a fronte di quanti posti di lavoro, se togliamo la fase di realizzazione, che poi potrà diventare pascolo per tante cose, eccetera. Allora, c'è scritto nella relazione presentata da Repower e poi approvata dal Ministero, in fase di esercizio, non i numeri che si raccontano nelle conferenze stampa non aperte a nessuno, quelle che si fanno a Saline, 140 posti di lavoro a fronte di quelli che si perderebbero in tutta questa zona. E a proposito di conferenze stampa negate, a proposito dell'accoglienza, io voglio rispondere a tutti i punti, e se farete altri interventi voglio stare sui punti dell'accoglienza sgradita che c'è stata da parte della popolazione, delle amministrazioni rispetto a Repower. Ma guardate voi, esattamente al contrario. Guardate, ma com'è nata? Siccome per una casualità, non perché sia più bravo o perché per una casualità. Io predatore. Ma io non so. No, guardi, allora. Guardi, sia onesto, lo dica agli amici della sua fattezza e della sua targa. Sia onesto. Sia onesto, lo dica alle persone con cui si confronta. Lei stia lì. È un teatrino squallido quello che ci proponete, ma la gente studia, la gente dell'area grecanica studia, le persone si collegano a internet, leggono, soffrono, e quindi conoscono queste cose, l'accoglienza. Ma guardate, era esattamente agosto, ed era esattamente, proprio per parlare di cose vissute, era esattamente agosto di 7 anni fa, quando venni a conoscenza di questo, di questa cosa. Mi pareva assurdo, mi pareva una cosa impossibile, dopo tanti anni della centrale a carbone, con una regione che aveva stabilito finalmente un piano energetico regionale che toglia via tassativamente il carbone dal piano energetico, si orienta verso un nuovo indirizzo di sviluppo, verso le fonti energetiche, verso la capacità di fare una risposta energetica collegata alle necessità, alla natura del territorio, per recuperare una frattura, per rompere, tornare indietro e partire da un'altra parte, una nuova ripartenza rispetto a queste cose, mi pareva una cosa assurda. Ma poi scoprimmo che i signori che si occupavano di questa cosa già da tempo stavano sul territorio, non avevano consultato nessuno, non avevano parlato con nessuno, avevano alimentato un sistema parallelo di contatti che non riguardava gli enti che rappresentavano, non avevano parlato con i sindaci, non avevano parlato, non sappiamo che referenti avessero, né voglio dire che fossero referenti illegali o altre cose, non lo voglio dire, so soltanto che è come se uno entrasse a casa tua e fosse lì dove tu sei, nel salotto, e lo vedi passeggiare, e poi va nella cosa del bagno, eccetera, e come se fosse il padrone di questa cosa, come se avesse la possibilità, perché ricco, con una Porsche fuori, eccetera, di fare la cosa. Ma che? Ma chi sei?
dici buongiorno, presentati, raccontaci qual è il tuo proposito, ti rispondiamo, cerchiamo di capire perché siamo nella miseria, siamo forse ricattabili nella questione del lavoro, ma non siamo delle persone che vendono la salute, il territorio per i soldi. Questo è il punto. E allora guardate, io su tante cose posso dire, non posso dire, non voglio esagerare, poi la saggezza popolare è più forte di ogni cosa. Quando si parlava di questo lavoro enorme e si sparavano cifre che non esistono e contraddicevano anche le cifre poi scritte da loro stessi, ricordo all'indomani di una conferenza stampa sul Viale di Merito, c'è un giornalaio, gestisce un'edicola e un punto di rivento del non carbone, c'era scritto migliaia di posti di lavoro, qualcuno appena del popolo, con l'ironia nostra che sappiamo fare, scrisse all'ospedale, perché poi alla fine migliaia di posti di lavoro all'ospedale. Io non voglio banalizzare un problema che non è banalizzabile, voglio dire una cosa, la voglio dire per dare serenità e fiducia al popolo che crede nella possibilità di farcela. Noi siamo in una situazione in cui sembra che siamo ai titoli di coda di questa vicenda, perché Repower e la società hanno ottenuto il parere positivo del Ministero dell'Ambiente, Crini, Docet e cose di questo genere. Subito dopo c'è stato già un parere, cambiando il parere dei tecnici, un vergognoso parere dell'amministrazione provinciale che ha permesso di cedere, di impegnare per 50 anni il porto per fare una cosa che si dice, giustificandosi il presidente della cosa dice, ma no, non c'entra, abbiamo concesso una cosa, non c'entra nella centrale. No, c'è scritto là, è un porto concesso, è una concessione richiesta al servizio della realizzazione della centrale, per cui la gente deve saperlo, deve leggere le carte, noi distribuiamo carte, distribuiamo atti, parliamo di cose concrete e lo vogliamo fare. E poi sono partiti i preavvisi degli espropri, la gente è allarmata, ma loro andranno a fanno, non è così, non si giustificherebbe il nervosismo di coloro che la fanno. La lotta paga, la lotta produce risultati. In Svizzera il popolo con un referendum ha deciso che la società che ha il 57%, la società di maggioranza e che è di proprietà maggioritaria del cantone dei Grigioni, esca dalla questione, dall'affare centrale. Lo ha fatto, il governo lo ha ratificato, Repower si è impegnata a uscire da questo investimento. Questo significa che si apre un punto per altri possibili acquirenti che però non si potranno vedere all'orizzonte, perché intanto in questi 8 anni di resistenza, e dobbiamo fare i complimenti a tutti coloro che in questo scontro impari, senza avere soldi, senza avere disponibilità, hanno resistito, è accaduto qualcosa di importante. È accaduto che in Italia il sistema energetico è cambiato, c'è una rivoluzione. Noi abbiamo oltre il doppio della produzione di energia che è da impiegare, tant'è che tutte le centrali esistenti in Italia sono in crisi, sono chiuse, chiedono anche di essere sostenute addirittura con gli incentivi, invece di incentivare le sostenibili, di essere fatti da questo punto di vista. C'è un sistema energetico dove il 35% delle rinnovabili tengono un sistema che sta cambiando e sta portando impulso al paese, e quindi una nuova centrale, sarebbe l'unica che c'è a Saline, non avrebbe nessun significato. Un attimo. Sì, no, ma adesso finisco perché ha ragione, poi avrebbero ragione coloro che dicono, nonostante io sia relatore e loro dovessero fare un piccolo intervento, ma non fa niente. Io adesso in questo primo intervento voglio dire una cosa molto concreta. Guardate, noi siamo ambientalisti visionari, ma siamo visionari nel segno che abbiamo una visione diversa dell'area, dello sviluppo, perché crediamo che oggi, nel momento in cui è crollato un modello fondato sull'industria selvaggia, fondato sulla trasposizione di cose eccetera, c'è la possibilità che torna una green economy che leghi coesione sociale, tradizione e innovazione, valorizzazione del cos'è, del cos'ha l'area grecanica eccetera, si possa costruire qualcosa di sviluppo. Ma c'è una ragione per cui è debole
il percorso nostro è debole, imbarazzante, su cui noi dobbiamo lottare. Adesso lo dico a tutti coloro che si battono contro la centrale. Guardate, se da una parte della bilancia c'è un investimento assurdo che comunque è così, cash, con soldi, con cose, poi bisogna vedere, ma c'è, e dall'altra parte continua a esserci il nulla, le parole, questo è un discorso vero, molto pesante, è difficile. Perché è difficile che un padre di Montebello, di Bova, si alza la mattina, ha due figli diplomati, escono per trovare qualcosa, un corso di formazione e tornano senza nessuna realtà, e c'è il pericolo che finiscono in storie accese. Non puoi raccontare delle cose soltanto teoriche o parlare di cose. Allora questa regione Calabria, non come regione ma come insieme della politica, quella che manda indietro i fondi comunitari e non li sa impiegare, quella che non riesce, che riesce a sperperare le risorse, quella che parla di bellezze naturali e poi abbiamo i depuratori che non funzionano, la mondezza nella strada, sono tutti cose, ragionamenti. Qui ci vuole veramente una svolta culturale. Noi dobbiamo utilizzare finanziamenti che ci sono, interventi che ci sono, per creare attorno all'economia della bellezza, all'economia della qualità, un nuovo scenario. Ecco il compito di partiti come questo del Partito Democratico, come altri. Ecco il ruolo dei sindaci, che debbono chiedere non di fare inaugurazione di strade che non arrivano in nessun posto, di porti che poi non servono a niente, di cose che non è, ma di costruire con fatica, con impegno quotidiano, qualcosa di diverso. Perché dobbiamo dare un'alternativa a queste persone, dobbiamo dirgli che c'è un'altra possibilità, perché è angosciante la cosa. In Calabria siamo di fronte a una sorta di, i dati della realtà sono drammatici, e non sono solo quelli economici, sono i dati di gente che vorrebbe tornare e non ce la fa, di tanti che incontro. Io ho fatto di recente incontri nelle università del nord e mi dicono quanto mi piacerebbe poter fare questa specializzazione. Allora diventa non solo fuga di cervelli, ma diventa desertificazione umana, e noi non possiamo concederci questo per il futuro che vogliamo. Allora questa è la lotta, e queste sono le cose da fare, partendo da possibilità che già ci sono. Chiudo dicendo questo. L'iter autorizzativo, io vi do l'informazione, che è un'informazione bella, che vi deve incoraggiare, l'iter autorizzativo non è chiuso. È vero che c'è il parere del Ministero dell'Ambiente, è vero che c'è la concessione dell'area portuale, è vero tutto questo, è vero che sono partite le cose di espropri, ma c'è un dato incredibile e importante. La sentenza finale, la decisione finale, avverrà davanti al Ministero, alla conferenza dei servizi che si terrà al Ministero dello Sviluppo Economico, e si terrà in un momento, anche il Ministero dello Sviluppo Economico sta riflettendo sui limiti di tutto il progetto energetico nazionale e si sta ponendo il problema di come cambiare passo e guardare queste cose. Certo, attorno a questo Ministero ci sono interessi, si sono consolidati, si sono interessi carbonari in tutti i sensi, ed è difficile farlo, ma c'è una nuova possibilità. Allora noi dobbiamo chiedere ai ministeri, ai governi, ai vostri rappresentanti politici, dobbiamo chiedere che attorno ai fondi che ci sono, attorno al recupero di progetti che già c'erano, si costruisca una nuova opportunità, bloccando e dicendo no intanto a questa cosa. Cosa fare, che cosa andare a realizzare in questa zona, ma ci sono tante, tante cose importanti che si possono fare, che si possono realizzare. Accennava la persona che è intervenuta all'illusione di quella delibera CIPE del 2 aprile 2008, è vero, c'è una delibera CIPE che è prima della richiesta della SEI, che puntava a qualificare il sito come sito di interesse regionale. C'è una precisa delibera regionale. Al Ministero dello Sviluppo Economico c'era stato un finanziamento, oggi si può ripescare quel finanziamento o farne uno nuovo se necessario. Sblocca l'Italia, deve sbloccare anche la Calabria, non si può fermare solo Forte della Calabria. E poi c'è il porto. Lo so, è un disco rotto che ripetiamo sempre, ma guardate, è un ossimoro, è una contraddizione in termini. Quel porto che costruito male, al servizio di un'idea che era sbagliata, con tutte le storie che c'erano in epoche diverse, quel porto può essere un altro pezzo di questa costruzione di cose nuove per tutta l'area che c'è,
di rimessaggio delle barche, di collegamento non solo turistico ma anche commerciale, perché unisce porti, ponti, cose eccetera eccetera, e può dare lavoro vero e proprio. C'è la riqualificazione del waterfront, perché un'area non è industriale per sempre. Tra l'altro questa è un'area destinata a un'industrializzazione, non c'è mai stata. E oggi deve essere riguardata come hanno riguardato la Fiat, ha riguardato le sue industrie, sono nati centri di cultura, vicino a Porti ci sono nate delle cose, in Sardegna sono nati, ci sono attorno a queste cose delle risposte che sul piano delle risposte c'è. Poi le filiere delle cose ci interessano, che rispondono a bisogni, a una semina che già c'è sul territorio, perché si sta seminando a Palizzi con le cose del vino, si sta seminando con i cantieri natura che si stanno realizzando. Pentedattilo nel Melitese diventa una cosa che deve parlare di questi paesi fantasma abbandonati che vanno recuperati. A Riace c'è un esempio bellissimo di come l'economia della solidarietà può portare anche nuovo lavoro. Ecco, bisogna amarla in modo diverso questa regione, amarla criticando pesantemente le cose che non vanno, proponendo delle alternative, sapendo che oggi può nascere un nuovo. Io penso che le persone in buona fede, che anche hanno detto sia alla centrale perché spinta dal bisogno di una risposta comunque, o per non approfondimento di determinati temi, fanno ancora in tempo, quelle che sono in buona fede naturalmente, ce ne sono, a riprendere questa lotta, questo cammino, perché facendo sentire la propria voce, facendola sentire tutti insieme, possiamo creare le condizioni perché quest'area abbia il valore che merita, perché le ferite aperte da anni, questo insulto alla natura, al territorio, alla vocazione, alla storia, diventa una nuova possibilità. Dobbiamo crederci, dobbiamo lavorare, dobbiamo stare nel corpo a corpo sociale. E anche il tema della malavita, dell'andrangheta, guardate, ci sono carte, io non mi interessa sapere da che parte sta l'andrangheta in questo periodo, ci sono carte imbarazzanti che riguardano proprio legami, collegamenti e cose di questo genere, non certo con la società ma con interessi che sono pareri. Ma a me questo argomento non mi interessa, perché guardate, anche qui è un falso problema. L'andrangheta non è che sta con la centrale, come di contro la centrale o per la centrale e contro le rinnovabili eccetera. In Calabria è stato dimostrato l'andrangheta, dove c'è soldo interviene, dove c'è affare, dove c'è miseria, dove c'è ricatto, interviene. Però qual è la differenza? Che non è una differenza sottile. Un intervento che avviene non solo, diciamo, senza, ma addirittura contro il consenso delle istituzioni, delle popolazioni, dei cittadini, sicuramente ha più possibilità che diventi non solo appetito ma strumento della criminalità organizzata che attorno a questo affare vogliono fare. Attenzione, c'è una differenza su questo. Allora alziamo l'asticella della vigilanza, ma soprattutto cerchiamo di capire che questa non è una battaglia di chiacchiere o di cose di questo genere, c'è una battaglia importante per il futuro che vogliamo. Importante. Finisco dicendo una cosa, mi ha colpito molto durante una manifestazione contro le navi dei Vialeni a Cosenza, uno striscione, lo portavano gli universitari di Cosenza e c'era scritta una frase, vi invito proprio a riflettere su questo, c'era scritto Calabria bella da morire. In questa parola c'era una duplicità di lettura, di sentimento, di scavo culturale. Calabria bella da morire indicava questa terra ridotta a veleni, da praia a mare dove l'industria ha lasciato 100 morti e l'Ilva nostra che nessuno riconosce, 100 morti in quella fabbrica dei Marzotto che doveva portare risultato. E poi a Crotone la nuova industrializzazione ha lasciato sulla traccia i veleni nelle scuole, tutto quella cosa di questo genere, nella zona di, come dire, di Pitagora, di Milone, in un'area dove l'archeologia, la bellezza è sotto i piedi, trasuda ricchezza questa regione che non sappiamo riconoscere. E tutte le esperienze delle fabbriche, Gioia Tauro, Vibo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora lì dobbiamo avere la bella da morire, vuol dire questo, ma vuol dire un'altra cosa. La Calabria è bella per quanto non è conosciuta la sua bellezza. Allora dobbiamo
riconoscere la bellezza di questa zona, proprio come diceva Peppino Impastato, come dicevano tutti quelli che la bellezza è come, però senza andare a stare soltanto a livello di demagogia, perché tanti lo dicono, i politici, li ho sentiti, dicono la bellezza salverà la Calabria, e Settis, il grande uomo calabrese, archeologo, dice no, alt, perché la bellezza salvi la Calabria, noi dobbiamo difendere e salvaguardare la bellezza contro gli insulti, insulti come quello di Saline, insulti come tanti insulti che ci sono. La bellezza può diventare una cosa importante, uno strumento, perché questa Calabria, bella da morire, lo diventi in un altro senso. Diventi una Calabria bella da vivere, bella da abitare, bella per far tornare i nostri ragazzi e trovare lavoro, bella per collegarsi col mondo e dire che questa nostra, diciamo, come dire, questo nostro coacervo di storia, di cultura antica, di territorio, di panorami bellissimi, di cose che possono diventare una ricchezza non solo culturale, di paesaggio, ma una ricchezza economica, di lavoro, di sviluppo e di nuova umanità. Grazie. Grazie a Nuccio Barillà per l'intervento, che ha lasciato tanta carne sul fuoco, e forse non solo in senso metaforico, perché negli stand i lavori per la festa dell'unità stanno andando avanti e qualche fragranza è arrivata anche da queste parti. A proposito di bello, una comunicazione così di servizio per gli amanti del bello e dell'arte, a Bova Marina in questo momento è in corso un'esposizione di 14 artisti a Piazza Vittorio, organizzata dall'associazione Callurghia. È possibile visitare questa esposizione artistica da qui ancora per una settimana. Prima di concludere cedo la parola all'altro relatore della serata, Rocco Gangemi, presidente provinciale del FAI, che è stato chiamato in causa per rispondere a alcune... Ah, non ero stato informato. Era un po' periferico lei. Io mi scuso se non ce la faccio come tempo a rimanere fino alla fine, perché poi devo suonare. Un grande scienziato diceva: "The coke is the problem." Il carbone è il problema per quanto riguarda le energie. Mi domandavo, ma a che è venuta l'idea? In una zona dove il sole ce l'abbiamo dal primo gennaio, perché se ne va? Ma perché se ne va? No, ma venga qua, che le dico i regali che ci fa la centrale? Se venga qua. No, interloquire no, io sto facendo un intervento come l'ha fatto lei. Io dico le cose, lei ha parlato, abbia la cortesia di ascoltarmi. Ma no, perché lei non mi dà la possibilità di rispondere, perché il signore ha chiuso l'argomento. Allora, dico a chi è venuta l'idea maledetta, in un mondo, in una zona dove il sole ce l'abbiamo dal 1 gennaio al 31 dicembre, di fare, di creare, di volere, di desiderare il carbone. Il carbone è nero, nero come la morte. La Befana ci portava il carbone quando eravamo cattivi, quindi il carbone è proprio cattivo, è nato cattivo. Allora, per ricollegarmi a quello che ha detto il dottore Barillà, il 12 marzo del 14 il Corriere della Sera porta la notizia, insieme al Fatto Quotidiano, che chiudono il Giorgi, il GIP di Savona Fiorenza Giorgi, fa chiudere la centrale. Perché? Perché i fumi che uscivano dalle ciminiere delle centrali hanno causato, quanto vi faccio sentire, 103 morti per malattie respiratorie dal 2000 al 2007, 251 morti per malattie cardiovascolari, dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 353 casi di patologie respiratorie dei bambini, noi dobbiamo pensare, no, quelli bambini che possono essere i nostri bambini, non è, se la mettono qua alla centrale poi diventeranno i nostri bambini, i nostri figli, i nostri nipoti. E allora
159 ricoveri per bambini, siccome dobbiamo parlare di cose precise, di numeri, no, per non essere attaccato che diciamo delle sciocchezze. A proposito, dottore Gangemi, Obama ha chiesto la riduzione del 20% delle centrali a carbone, non sono delle cose che lei si è inventata. Tre minuti, sì subito, mi sbrigo subito, perché il tempo purtroppo è caino. Allora, l'indagine è stata fatta da esperti, non è che se lo sono inventati, tanto è vero che chiusa la, hanno chiesto naturalmente questi signori, grazie all'intervento, all'aiuto dello staff e di avvocati della Severino, no, la riapertura. Dice il GIP, guardate che cosa scrive il GIP, se si autorizzasse la centrale a togliere i sigilli, non si farebbe altro che autorizzare la ripresa di un'attività criminosa. Fanno attività criminali questi qua ammazzano la gente. Questi signori, pur di guadagnare, non se ne fregano di niente. Ed è vero che il bergamotto muore, che come non è vero, è vero che il bergamotto muore. Ma non solo si perdono i posti di lavoro del bergamotto, di quelli che lavorano il bergamotto, è perché il turismo dove abbiamo messo? La fascia da Bovalino fino a Bagnara, fino a Rosarno, dove li mettete tutti questi posti di lavoro che si perderanno? E allora voglio concludere con una amenità. Il ministro Clini, una settimana prima che si dimettesse, ci ha fatto questo bel regalo. Ha autorizzato la via, la riduzione di impatto ambientale. Ebbene, il 26 maggio 14 viene arrestato dalla Guardia di Finanza, sapete perché? Ve lo leggo. Viene arrestato per peculato e il giorno dopo si rende noto che è accusato dalla Procura di Roma di fare parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. A che mani siamo capitati? Grazie. Il tempo, come diceva il professore, è tiranno e mi dispiace non poter dare la possibilità di ulteriori interventi. Chiude in maniera molto sintetica Rocco Gangemi e poi i saluti di Pasquale Cara. Sì, solo una cosa sinteticissima, perché dovevo un minimo di risposte. Io il territorio di Montebello lo conosco molto bene, come conosco molto bene il territorio di tutta la provincia. E la situazione economica nostra della provincia di Reggio e della Calabria la conosco altrettanto bene. Ho 60 anni, sono reggino, sono vissuto qua, quindi ho vissuto anche sulla mia pelle questa situazione. Bene. È vero, 40 anni abbiamo fatto delle scelte sventurate. Sbagliare umano, voglio chiudere con questo, sbagliare umano, ma perseverare è diabolico. Io fino a quando occuperò questo posto e avrò questo ruolo, ho il dovere di dare le giuste indicazioni, come ho sempre fatto. Grazie.